Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati a questo episodio special di Storie dal Vecchio Mondo, in diretta dalla Fiera del Modena Play 2021. In questa puntata, come promesso, racconteremo il retroscena che nessuno vi ha mai raccontato in merito all'individuo più misterioso dell'intero universo di Warhammer 40.000, l'imperatore del genere umano. E per l'occasione ho scelto di abbeverarmi al pozzo di scienza che è Nicolas l'Astropate, che è il depositario della più grande conoscenza di relativa a Warhammer 40.000 e 30.000 Stigmar, che adesso è disponibile su Paradigma Italiano. Più di lui ne sanno solo gli autori dei libri della Black Library, quindi diciamo che per l'occasione abbiamo questo personaggio di eccezione. Grazie Nicolas per essere stato con noi in questa... Grazie a voi, tutta la guida, è stato... Cioè, in generale creare finalmente un evento insieme questa volta, partire fin dall'inizio con l'organizzazione per creare qualcosa insieme, è stato davvero bello. Quindi sì, sono stati 3 giorni davvero intensi ma goduti, assolutamente. Grazie, il piacere è tutto nostro di averti avuto ospite e essere potuto stare in compagnia di della tua entità e della tua sapienza. Però, bando alle ciance, abbiamo un argomento importante da affrontare in questa nostra chiacchierata. L'imperatore di Warhammer 40.000. Noi sappiamo che l'imperatore è sempre stato descritto come l'essere sacro dell'Imperium, il protettore dell'Imperium, e un uomo che ha scelto di combattere il Dio del Caos. In realtà esiste una storia più sinistra rispetto a questa figura. Chiaramente, perché ovvio la... comune credenza imperiale è che lui sia questa figura totalmente antitetica rispetto all'idea del caos, appunto. In realtà ci è più vicino di quanto si pensi, nel senso non particolarmente magari come natura, ma per altri aspetti, appunto. Diciamo un po' il suo potere, la provenienza magari del suo potere è sicuramente più vicina al caos di quanto un comune cittadino imperiale pensi. L'Orgar ci aveva visto giusto quando diceva che l'imperatore era l'araldo che avrebbe annunciato il ritorno dei 4 grandi poteri del caos. Effettivamente sì, in un certo senso, per quanto magari lui, l'imperatore, in questo caso non magari avesse l'effettiva intenzione magari di invitarli a presentarsi a casa sua, effettivamente in un certo senso sì, è stato un po' l'araldo. Li ha tutti gli effetti un po' comunque provocati, nel senso non è stato un... sono venuti semplicemente perché lui faceva i fatti suoi e loro si sono presentati, e tutti gli effetti diciamo che si sono disturbati a vicenda. Ecco, io partendo dall'inizio della nascita dell'imperatore, di questa unione dei più grandi sciamani della Terra, che avevano capito che oltre il velo del materiale esisteva un mondo, diciamo, svincolato da canoni empirici. Quindi erano tutti in effetti una tribale forma, un'antica forma di quello che ora chiamiamo l'Opzioni, quella fine. Esatto. D'altronde, in realtà... questo elemento è stato sempre abbastanza spiegato sia dalla parte di Warhammer 40.000 che dalla parte di Warhammer Fantasy, di come sia un po' mentre nel Fantasy è un po' la dote magica, mentre in Warhammer 40.000 è la dote psionica, anche l'effettiva esistenza della fortuna. La fortuna è semplicemente una dote psionica latente, anche seppur minima, magari essere fortunato ai dadi in quell'universo è considerato un piccolo riflesso psionico, e lì chiaramente anticamente erano invece lo sciamano a tutti gli effetti aveva delle doti sovrannaturali, e avevano capito che una volta che il corpo fisico moriva la loro anima sarebbe potuta tornare in un altro corpo fisico. Certo. Quindi in realtà è una cosa molto importante. Una cosa tra l'altro molto interessante, perché mentre per loro magari è una cosa nuova una tale scoperta ai tempi, perché comunque si parla di tempi intorno all'8000 avanti Cristo. Esatto. Seppur nuova per la loro concezione, in realtà loro stavano pensando come gli Elmo, perché anche loro prima della caduta
aveva un naturale ciclo di reincarnazione. Esatto. Quindi per loro concetto di grande scoperta, mentre per gli Eldar ovviamente un naturalissimo il corpo fisico è un, semplicemente una creazione di passaggio. Anche perché effettivamente noi sappiamo che gli sciamani, cioè, essendo una razza umana molto più giovane, sì, sì, degli Eldar, potrebbe anche aver risentito di un'influenza Eldar nella loro concezione. Ah, noi beh, sappiamo quello... che sotto l'Himalaya c'è qualcosa che all'imperatore interessava parecchio. Certamente, che... certamente. C'è sempre spazio aperto a futuri approfondimenti, c'è sempre il... lo stuzzicare da qualche parte. Oddio, io ho anche una mia teoria, però è una mia teoria personalissima, che nella nascita dell'imperatore c'è stato un intervento esterno di un'organizzazione che poi ha influenzato i Warhammer 40.000. Tu dici? Io ho questa idea che l'intervento della nascita dell'imperatore sia stato in qualche modo spinto dalla Cabala. In un certo senso loro si sa, allora si sa oggettivamente che gli antichi abbiano tutti gli effetti, si è influenzato lo sviluppo dei primati. Quello a tutti gli effetti è oggettivamente riconosciuto. Che poi abbiano in un certo senso alcuni sopravvissuti che facciano dalla parte della Cabala o meno, nel senso che essi in qualche modo possano aver provocato, anche solo minimamente, nel senso, l'idea magari o la possibilità di farlo, comunque in qualche modo. Beh, è contemplabile assolutamente. A me piace pensare che effettivamente la Cabala portava avanti una guerra contro il caos, che è il grande nemico. Gli serviva un'arma. Certo. Un'arma molto potente. E ho l'idea che un emissario della Cabala abbia suggerito agli sciamani terrestri di fondere tutte le loro coscienze, tutte le loro abilità in un enorme individuo gestaltico e praticamente fomentare la nascita di un nemico, di creare un campione contro gli del caos. Esperimento che secondo poi non escludiamolo, perché dovremmo? Forse non è da escludere. Magari non lo è, però è assolutamente interessante. Ma sicuramente sì. È sfuggito dal loro controllo, perché l'imperatore col caos ci ha trattato. Certo. Lo sappiamo. In effetti lui ha fatto... un patto alla fine, un patto con cui si è guadagnato un maggiore potere. Anche perché l'imperatore si avvicina molto agli idee del caos, anticipando un pochino, nel senso, facendo scorrere velocemente il calendario, passano circa 30.000 anni da quando l'imperatore nasce, che nasce nel 7.000 avanti Cristo in Anatolia. Se arriviamo al 20.000 dopo Cristo, quindi in piena era della tecnologia, in piena espansione dell'umanità attraverso le stelle, sappiamo di un viaggio. Certo, è il viaggio interessante perché appunto lui, difficilmente magari ci si immagina l'imperatore come persona che ha bisogno di un passaggio. E invece lì sì, nel senso, lui letteralmente si mescolò insieme a gente comune per fare un viaggio fino al pianeta Molech. Perché noi sappiamo che su Molech esiste un portale, una linea diretta del Materium nell'Immaterium, e direttamente un contatto con gli dei del caos. Sì. Poi allora, magari non è necessariamente proprio indirizzato verso di loro, ma sicuramente loro ci faranno attenzione. Perché in realtà da quell'incontro l'imperatore esce imbevuto. Sì. Di un potere che poi lo rende di fatto superiore a qualsiasi altro psionico umano, anche più antico. Noi sappiamo che c'è un perpetuo più antico dell'imperatore, cioè l'imperatore è la somma di tutti i psionici più potenti, ma in realtà non è più antico, non è più vecchio. No, effettivamente no. Cioè, noi sappiamo All Person, che è uno dei miei personaggi preferiti, di fatto, se non sbaglio, è un paio di millenni più vecchio dell'imperatore. Nasce a Ninive, se non vado errato. Mi pare di sì. Sì. Adesso personalmente mi sfugge l'esatto anno, però era stato ribellato in certo punto. Sì. Esattamente la sua epoca di nascita. Perché effettivamente All Person è un'opzione completamente un perpetuo, normale, che però è più vecchio. Certo. L'imperatore è rimasto fuori dal sistema che produceva la nascita dell'imperatore. Sì. Quindi, cioè, effettivamente si sfata un po'
l'idea che lui sia più potente perché è più vecchio, perché è più antico, nel senso non è quello che l'ha reso tale, anzi appunto c'è gente con poteri, diciamo della sua natura, nel senso di essere un perpetuo, di essere appunto capacità di reincarnazione, tutte le doti che concernono un perpetuo, ce ne sono appunto di ben più vecchi di lui, assolutamente. E sicuramente con molta più lungimiranza, anche perché io ho letto un episodio molto che mi ha molto colpito, perché a un certo punto Ollanius Pius Allperson è un generale dell'imperatore. Quando l'imperatore scorrazzava sulla terra primitiva come signore della guerra chiamato Metu, non era da solo, aveva con sé altri perpetui al suo fianco, uno che poi sarà famoso, Malcador, Ollanius, che era generale dell'armata dell'imperatore, e un perpetuo che sarà decisivo per l'ultima fase del progetto dell'imperatore, il perpetuo Erda. Tra l'altro, adesso che hai nominato Malcador, è molto interessante a volte vedere come ci siano le classiche persone che, dato che conoscono il personaggio famoso di persona, non dico che lo insultano, però a volte magari lo trattano con sufficienza o ti fanno capire che dici, certo, aspetta un momento, ma guarda che lui, prima di essere chiamato imperatore, era alla fine un signore della guerra come altri. Esatto, tra l'altro con una pessima campagna pubblicitaria, anche perché all'inizio delle guerre di unificazione si faceva chiamare il maestro degli inganni. Boh, sì. Voglio dire, Malcador suggerì, magari cambiamo nome. Ma infatti, glielo ho detto io, di chiamarsi. Ma che doti di pubblicitari. Sì, anche perché se era per lui non avrebbe avuto nessun seguito. Cioè, io non sarei andato dietro a uno che si chiama il maestro degli inganni, fondamentalmente. Grandi progetti, però intanto il PR sono io qua. Malcador effettivamente era parte di molti segreti dell'imperatore, seriamente parlando, tra i quali lo studio del caos. Perché l'imperatore inizia a studiare il caos già quando calcava il suolo della terra, certo, primitiva. Sì, sì, sì. Ed è per questo che va in urto con Ollanius, perché durante un episodio loro assaltano una torre nella Fenicia, assaltano una torre di adoratori del caos, e anziché giustiziare tutti gli accoliti e bruciare tutti i libri, come aveva suggerito di fare Ollanius, l'imperatore dice, aspetta un momento, li tengo, acquisisco la loro conoscenza e questi libri entrano a far parte della mia biblioteca. Certo, perché lui voleva a tutti gli effetti comprendere, non voleva solo appunto, certo, magari voleva effettivamente estirpare a un certo punto, ma comunque considerava valido questi strumenti, lui voleva capire cosa doveva sconfiggere, cosa doveva comunque combattere in un certo modo, anche magari non solo appunto per combattere, estirpare, sconfiggere o quant'altro, ma anche magari per comprendere se parte di questo potere potesse essere sfruttato e utilizzato in altro modo, se non fosse necessariamente il questo è il male. No, aspetta, magari è neutro, magari sono certe entità che lo rendono male o dintorni, magari in realtà questo potere può essere anche altro. Che poi si rivelerà essere un elemento importante per il più grande progetto dell'imperatore. La conquista della Sacra Terra, la conquista del Sistema Solare, la conquista della Galassia, nel nome, e anticipiamo un po' il topic caldo di questo incontro, lasciare la Galassia all'umanità. Ma noi sappiamo che per conquistare la Galassia nel nome dell'umanità, l'imperatore ha proceduto per gradi con una serie di strumenti. Decisamente. Che sono, Adeptus Custodes, le legioni Cata Aegis, di cui mi auguro ci parlerai un pochino nel dettaglio, e le legioni Sastartes. Però ci sono degli elementi che nella storia ufficiale non vengono più menzionati, non così. Assolutamente. D'altronde, anche appunto proprio per le legioni di Thunder Warrior. Esatto. In quel caso, appunto, lì è uno dei più grandi esempi di come la storia imperiale non è ovviamente quella che tanti conoscono, appunto. Tanti credono che sul Monte Ararat tanti siano morti eroicamente, proprio fino all'ultimo, convenientemente. Difendendo l'umanità della più grande battaglia. Esattamente. Eppure, a quanto pare, non è proprio andata così. E non è appunto ovviamente l'unico evento che è stato insabbiato in tal modo. Perché? Ma perché? Cioè, ovviamente per vari motivi, nel senso, cioè il classico voi non capireste, perché
voi lo capireste, io ho un piano, io so cosa sto facendo, voi chiaramente ne trarrete beneficio, ma se doveste valutare ciò che io sto facendo, chiaramente mi giudichereste come un pazzo, come semplicemente un carnefice. Perché effettivamente la storia non scritta della fine delle legioni Cataegis, che furono lo strumento col quale l'imperatore, affiancando le sue custodes, conquistò la Sacra Terra, e che all'ultimo istante, nell'ultima battaglia, il vero nemico che affrontarono i Thunder Warrior non furono dei pazzi esaltati seguaci del caos, ma i dorati guerrieri della scorta personale dell'imperatore. Costantin Baldor ebbe l'ordine dall'imperatore di uccidere fino all'ultimo i guerrieri che egli stesso aveva creato, perché non erano più utili al loro scopo. Non è più utile, ed è interessante perché d'altronde il loro non essere più utili era già innanzitutto ovviamente previsto, ma nella loro pura creazione biologica, nel senso loro avevano una durata alla fine, avevano un ciclo vitale piuttosto breve, nel senso erano destinati a morire per collassi degli organi interni, erano: voi dovete fare questa guerra, voi dovete conquistare la terra, io so che più o meno ci metteremo questo tempo, e quindi io so che i Thunder Warrior dureranno più o meno quel periodo, poi io so che mi sarete inutili perché a un certo punto creerò dei guerrieri migliori e quelli li faremo durare un po' di più, ma non all'infinito comunque. Esatto, perché l'imperatore pianificava un'altra cosa. Come i custodi saranno stati in grado di abbattere i torreggianti guerrieri della Legio Cataegis, ovviamente i loro sostituti avevano uno scopo: conquistare la galassia, ma anche loro dovevano essere a un certo punto eliminati. Problema, caro mio Nicolas, la produzione dei Thunder Warrior era limitata a uno scenario che coinvolgeva la Terra. Sì, sì, infatti. I Space Marine, i successori, i legionari delle legioni Sastartes, erano prodotti in un sistema molto più elevato. Sì. Quando l'imperatore conquista la Luna, mette a pieno regime tutti i laboratori di clonazione e crea centinaia di migliaia di Space Marine, di fatto. Certamente. Pronti per conquistare la galassia. Ovviamente i custodi sono sempre stati circa 10.000, non ne ha fatti mai di più. Sono stati più o meno sempre intorno a quel numero normale. Perdita più, perdita meno. Esatto. Che però non potevano fare fronte all'insieme delle legioni. Erano assolutamente delle creazioni talmente complicate da creare che era impossibile dare loro un tale numero. Loro erano l'esempio perfetto, voi siete quelli che devono essere l'edizione limitata, poi io ho bisogno della vostra versione di massa. Esatto. Ho bisogno della vostra versione un po' più economica, per potervi produrre il numero ampiamente maggiore, ma che comunque sia utile al mio scopo. Però una volta raggiunto quello scopo, bisognava eliminarli in qualche modo. E cosa ha pensato l'imperatore riguardo a questa soluzione finale per i suoi più prodi guerrieri? Insabbiamo con un tentativo un po' più particolare, un po' più colorito, ossia facciamo sì che si uccidano da soli. Se vi sta suonando qualche campanello in testa in relazione a qualcosa che effettivamente è successo, siete sulla strada giusta. Quando in realtà Natalia Ngarro a bordo dell'Eisenstein riporta del tradimento di Horus e delle legioni di Space Marine che si sono rivoltate contro le legioni di Space Marine, l'imperatore e Malkador non battono ciglio. Non battono ciglio perché appunto di per sé era previsto. Diciamo che non era previsto in quel modo. C'è il passaggio in cui veniamo noi iniziati all'interno di una pubblicazione, perché in realtà il piano era stato già un po' spiegato, un po' diciamo qualche dietro le quinte, da qualche autore o responsabile della serie dedicata all'eresia di Horus. Quando però effettivamente abbiamo visto questo piano, questa storia spiegata da un personaggio interno all'ambientazione, abbiamo iniziato a capire come doveva essere strutturato questo piano, e abbiamo iniziato a capire come loro vedessero tutto
come avessero una visione estremamente diversa, non quella drammatica, quella magari diciamo romantica di noi siamo molto dispiaciuti che alcuni non abbiano avuto fede in noi, ci avevano tradito in maniera così deliberata, per senza niente, cioè. Ci sentiamo colpiti al cuore, e invece no, perché d'altronde, anzi, alcuni erano stati progettati appositamente affinché a un certo punto i loro difetti si può dire da dio greco, perché io apprezzo tantissimo come si faccia un paragone tra il Primark e il dio greco, perché il dio greco non è quel dio perfetto che è guida in cui non puoi identificare un difetto. Lui è guida dell'umanità ed è ti sa insegnare qualsiasi cosa, non è intoccabile. Il dio greco invece è, per quanto superiore, per quanto più potente, per quanto tutto più, quel più è anche nei difetti. È un umano all'ennesima potenza. Esatto, tutto viene accentuato. Per fare un paragone, diciamo per fare un crossover, c'è ad esempio la concezione di Capitan America nella Marvel, okay. E c'è la concezione della sua trasformazione che da uomo normalissimo a Capitan America e perfezione, l'umano appunto all'ennesima potenza, che tutto viene aumentato, il bene ma anche il male, e quindi proprio in tornando appunto a Warhammer 40.000 lì c'è proprio questa cosa, loro sono all'ennesima potenza sia nel potere, anche magari effettivamente nelle qualità, ma comunque anche nei loro difetti morali. E a volte era proprio questo difetto, questi problemi che hanno ovviamente portato al loro tradimento, perché dovevano svolgere tale funzione. Ed è importante questa cosa che hai detto, perché mi fa dare l'opportunità di collegarmi ad un altro aspetto che volevo discutere con te. Ogni primarca doveva assolvere una funzione, vedremo poi che nel disegno dell'imperatore dell'imperium post-eresia alcuni primarchi sarebbero dovuti sopravvivere, certo. Servivano ad uno scopo, certo. E altri invece dovevano essere fautori di questo massacro imperfino tra gli Space Marine, tale da consentire all'imperatore e i suoi custodes di fare piazza pulita dei sopravvissuti e riportare all'ordine solo il numero necessario. Ovviamente l'imperatore aveva creato i primarchi con delle fatti caratteristici, ma gli mancava l'identificazione di chi avrebbe dovuto fare cosa, e in questo si è appoggiato ad un primarca che è stato creato appositamente per questa cosa. Sì, è stato molto interessante scoprire, ecco, questa cosa. Sono contentissimo di aver potuto dare questa informazione al mio amico Nicolas. Non avendo ancora letto il romanzo che racconta questa cosa, mi ha stupito molto, è stato molto interessante. Perché in realtà, quando il disastro colpì l'incubazione dei primarchi disperdendoli nell'intera galassia, noi sappiamo che 20 dei primarchi originali saranno ritrovati piano piano dall'imperatore, ma uno, e ovviamente se ne sono state ponendo quale, è presto detto, cadde vicinissimo alla Terra, anzi sulla Terra stessa, e l'imperatore lo recupererà in tempi molto brevi. Quel primarchio era Alfarus, che noi siamo abituati a considerare l'ultimo primarca a essere trovato. E al primarca Alfarius, che l'imperatore non rivelerà mai fino alla fine di essere stato il primo a essere trovato, venne assegnato un compito. Alfarius doveva redigere dei rapporti, mano a mano che venivano riscoperti gli altri primarchi, per identificare il primarca che avrebbe dovuto capeggiare l'insurrezione, parte del piano dell'imperatore, per distruggere il lavoro che aveva creato. Cioè, cosa vuoi aggiungere su questo aspetto? Perché ha delle implicazioni non indifferenti. Beh, innanzitutto rientriamo sempre la storia del Farius è sempre quella di cui non abbiamo mai saputo nulla. È bello perché a me era, ad esempio, proprio rispetto a questa tematica, e mi è piaciuto tantissimo quando era stato pubblicato il terzo manuale della serie dei grandi libri neri di Horus Heresy, Extermination, che era il primo manuale grande che approfondiva la Legione Alfa
e quindi parlava chiaramente anche del Farius, e proprio in quel momento c'era un'intera pagina dedicata alle origini del Farius. Classicamente anche lì, tipo, è stato trovato in quel punto là, laggiù, in quel momento. Perché effettivamente nel corso di tanti anni abbiamo ricevuto tante storie a riguardo. Ogni volta con quel dubbio, eh? Ogni volta però diversa. E quindi ci, boh, ma qual è quella vera? Ed era bello perché in quel libro andarono a prendere tutte le varie origini che avevano pubblicato nel corso degli anni, nel corso dei Codex, altre pubblicazioni, come a un certo punto detto, ah, quasi sei stato trovato lì in quell'anno là, e ogni volta le citavano, le descrivevano, e poi terminavano con questa è una menzogna. Vero. Quindi anche, alla fine nessuna era vera. Anche in questo libro Farius dice specificamente non è vero niente, io infatti, non ho mai anche, trovato così. Quindi tutto quello anche lì che c'era stato detto, dici, ah no, una tra le... No, niente, non sapete niente. Ecco, l'ultima di questi effettivi turning point della vita del questo del finalmente dovremmo aver dovrebbe anche aver... se magari non so, magari ci sarà qualche cosa che anche lì potrebbe essere stata in mezzo una mezza verità, una qualcosa, però mediamente dovrebbe essere andato così questa volta. Alfarius di fatto è stato il consigliere dell'imperatore nella scelta del suo figlio prediletto da coccolare, e perdonami, questa cosa mi fa molto piacere che non abbiano mai tenuto in considerazione Illiman. Cioè, Illiman come capo dell'eresia non aveva i requisiti, anche se per era un individuo dal comando in maniera diversa, non era assolutamente quello qualificato come persona che avrebbe dovuto appunto tradire e aspirare al comando di tutto, al voler neanche voler al considerarsi magari inferiore o appunto era stato pensato diversamente, non era la persona che corrispondeva a quei termini. E infatti non avrebbe trovato posto in un nuovo empirico pensato dall'imperatore, perché almeno da quello che ho avuto modo di approfondire e di studiare, l'imperatore aveva bisogno di 5 legioni fondamentalmente. Aveva bisogno delle 3 legioni del progetto Trifoglio, un progetto top secret che coinvolgeva i lupi siderali, le salamandre e la legione Alfa, più altre 2 legioni. La legione dei maghi imperiali, che erano stati scelti dall'imperatore quando Zullanor incomincia a dire ok, Horus, gestisci tu, piantando di fatto i segni della sua distruzione dell'eresia di Horus, e invece la stirpe dei mille, una legione prodotta in pochissimi esemplari, se non ci fa caso, ma col primarca che aveva una funzione essenziale. Assolutamente. Perché quando l'imperatore si ritira sulla terra, accelerando di fatto i tempi del suo progetto di distruzione della legione Sastartes, parallelamente inizia un altro progetto, inizia il progetto Wenway. Assolutamente. Perché grande altro progetto. Lui alla fine, prima di ritirarsi, aveva seminato il suo campo. Aveva messo gli elementi dove doveva metterli. E quindi lui poteva lasciare che ora il campo facesse crescere, mentre lui si ritirava a sviluppare l'altro progetto molto importante. Appunto, il progetto della rete, con cui a tutti gli effetti lui avrebbe aspirato a dare all'umanità qualcosa con cui potesse lasciare da parte gran parte dell'utilizzo del warp e togliere di fatto poteri ai suoi antichi alleati. Perché l'imperatore, per citare le parole del compianto Nartandum, che era un disgraziato, però di fatto seguiva la strada dell'imperatore, uno dei signori della terra che si oppose al volere dell'imperatore durante le guerre di unificazione, e uno dei pochi che venne giustiziato, il semplice fatto che voleva divulgare il fatto che l'imperatore e Nartandum fossero seguaci della stessa filosofia. E una volta assunto il controllo della rete degli Eldar, il caos sarebbe stato pian piano abbandonato in combinazione con l'Imperial Truth, che di fatto la rete imperiale toglieva potere agli dei del caos, sarebbero giunti alla definitiva distruzione del grande nemico. Cosa cambia? A questo punto tutto il campo seminato stava crescendo, e in crescendo un nuovo istruttore. Chiaramente, cioè lì ovviamente doveva esserci, secondo ovviamente il piano, un elemento che avrebbe cercato di più, che avrebbe
si sarebbe dovuto sentire in difetto, proprio sempre per questi, diciamo, difetti morali piantati adeguatamente in tutti i suoi strumenti per la sua concezione. Doveva essercene uno con cui avrebbe dovuto sviluppare un rapporto diverso, più intimo, più appunto di padre, veramente di padre e figlio. Potrei dire empatico, ma saprei essere una bugia conoscendo il carattere dell'imperatore. Esatto, empatico è un'altra parola, poi tra l'altro chiave per altre tecnologie. E appunto avrebbe dovuto identificare una persona che a un certo punto avrebbe dovuto dire no. Secondo me, io potrei farlo meglio. Cosa che effettivamente, se non sbaglio, succede. Io ricordo un raccontino breve dove gli emissari imperiali, ovviamente il personaggio in questione è Horus Lupercal, primarca della 16ª legione e signore della guerra dell'Imperio, secondo, ma pur sempre secondo, solo all'imperatore. E a un certo punto era si è iniziata un coro di emissari dei vari schieramenti che vanno sui vari pianeti e dire mascherati con Horus, ma rimani fedele all'imperatore. È molto interessante come magari ci sia l'idea che una volta scoppiato questo conflitto sia solo combattere, sia solo andiamo su pianeta XYZ e combattiamo e sterminiamo serialista, ovviamente dal punto di vista dei caotici o comunque traditori, e man mano arriva la Terra. Invece in mezzo c'era tutto un discorso proprio di politica, di cerchiamo di... Anche di diplomazia. Farti, esatto, appunto, troppo diplomatico. Non era nemmeno la classica tentazione del caos, appunto. Anzi, perché lì, per quanto ci fosse un'idea del caos dietro, in realtà tante cose in realtà sono state di puro, appunto di diplomazia. Non c'era necessariamente il... ti tento con il patto del diavolo, appunto, il caos ti può dare questo, ma era puramente io, se tu ti stai nel mio schieramento di fazione in guerra, io posso darti dei vantaggi strategici, tattici. Non era il oh mio Dio, i poteri magici che ti posso dare. Quelli magari si sono sviluppati nel frattempo con l'avanzare dell'eresia, ma non abbiamo avuto mondi che si sono interessati al lato caotico di questi traditori, ma inizialmente tanto era proprio di strategia. Anche perché Horus, perdonami, si è sempre visto come non un distruttore o un vendicatore, si è sempre visto come un sostituto, sì, dell'imperatore. Fondamentalmente voleva riformare. Cioè, aveva capito, aveva avuto delle indicazioni, che poi noi adesso sappiamo essere delle indicazioni che l'imperatore aveva già lasciato indietro per essere trovato. Certo, lui doveva fondamentalmente fare quello, solo che ovviamente l'imperatore non includeva in questo piano l'influenza del caos. E infatti agevola, accelera. Io ricordo un trafiletto dove Malkador e l'imperatore discutono su questo discorso dello scoppio dell'eresia e Malkador dice, caspita, abbiamo fatto male i conti, è successo troppo presto. Esatto, e proprio loro pensavano che magari l'idea del caos si intervenissero a un certo punto, quelli indubbiamente, però prevedevano un loro arrivo successivo, che in realtà il loro piano, almeno nella sua completezza dell'eresia, poi ovviamente l'eresia di Horus è il nome che ha assunto, poi magari loro non è che hanno identificato, si deve chiamare così, ma loro prevedevano che quel conflitto si sarebbe iniziato e si sarebbe concluso totalmente senza intervento da parte di caos o quant'altro. Diciamo che è stato forse l'unica leggerezza fatta dall'imperatore, che non aveva previsto che il loro nemico effettivamente sarebbe stato poi l'unica vittima di questa cosa effettiva. Sì. Perché al di là della distruzione delle legioni Sastartes, se fosse stato completato il progetto della rete, se l'imperatore effettivamente avesse continuato la sua esperienza nell'Imperium con soltanto i custodes e quelle 5 legioni create appositamente per essere inserite nel tesoro dell'Imperium, se il trono d'oro fosse stato potenziato dall'immenso potenziale psionico di Magnus il Rosso, Arginus sarebbe morto di fame. Per carità, magari avrebbe identificato un po' o qualcosa con cui minimamente sostenersi, ma sarebbe comunque diventato un potere chiaramente
molto minore. E l'imperatore sarebbe assunto il ruolo da servo padrone, di fatto. Sì. Perché possiamo dire, è un'affermazione forte quella che stiamo facendo, ce ne prendiamo tutta la responsabilità. Ma l'imperatore, di fatto, è un servo del caos in un momento della sua esistenza, anche se si è sempre pensato come suo antagonista finale, sì, e finale, diciamo, esecutore. Non servo magari proprio come significato del fatto che lui li volesse appunto adorare, volesse... però a tutti gli effetti lui agiva in un certo senso, comunque alcune sue azioni hanno sicuramente portato maggiore potere, ma tutte azioni che erano in funzione di comprenderlo meglio e a un certo punto riuscire, come dicevamo prima, a sfruttarlo, a prendere possesso di questi poteri. Il warp è il warp, poi il caos è una sua forma. Ah, certo, il caos è un abitatore del warp, cioè il più grande predatore che ci sia lì dentro, però effettivamente ci sono tante altre potenze minori che ci vivono dentro. È il mare delle possibilità. In conclusione di questa nostra chiacchierata, ti voglio lasciare lo spazio per alcuni hint che mi hai dato, che mi hanno lasciato veramente senza parole. Noi sappiamo che il piano dell'imperatore, così come lo abbiamo descritto, ha avuto molte forti opposizioni interne, a cominciare dalla dottoressa Stark, che si sacrifica per evitare che le legioni Stastartes, le quali ironicamente prendono il nome, divenissero realtà. Erda, che è stata a fianco dell'imperatore dall'inizio della sua vita sulla Terra, e di fatto scattera i primarchi dell'universo. E invece un guerriero è rimasto al fianco dell'imperatore fino quasi alla fine. Stiamo parlando di Constantin Baldor, capitano generale della Legio Custodes, colui che di fatto ha ucciso i Thunder Warriors sul Monte Ararat, sì, che a un certo punto scompare dalle cronache dell'Imperium. Io fino a questa mattina non sapevo che fine avesse fatto, e lascio che Nicolas ci dia le indicazioni sul destino di questo personaggio importantissimo. Noi a tutti gli effetti per molto tempo siamo rimasti convinti che lui fosse genericamente scomparso. E a un certo punto abbiamo ricevuto maggiori dettagli su questa scomparsa, perché abbiamo ricevuto un racconto che ci ha almeno fatto vedere il momento in cui lui se ne andava, lui lasciava, deponeva la propria lancia e niente, abbandonava il servizio e si allontanava verso chissà quale futuro, nel senso chissà cosa avrebbe poi deciso di fare. Era chiaramente nel post-eresia, in un momento improvvisamente nemmeno nero, ancora peggio, dell'Imperium, e quindi aveva deciso di andarsene, lasciare tutto. Chissà cosa gli è successo. Per molto tempo siamo rimasti lì, lo ripescheranno mai? O saremmo sempre lasciati lì un po' col dubbio del... non so, magari a un certo punto avrà anche lui incontrato la propria fine, magari da qualche parte in cui nessuno l'ha mai scoperto. Ti interrompo solo un secondo. Certo. Al servizio dell'imperatore, perché certo. Noi sappiamo che quello che contraddistingue Baldor dai primarchi non è la struttura fisica, ma l'assenza di un pensiero cosciente che lo potesse mettere in discussione sul valore dell'imperatore. Assolutamente. Invece solo abbastanza recentemente abbiamo ricevuto una rivelazione. C'è un personaggio che ha avuto un altro pseudonimo, si chiama appunto Re in Giallo, di ispirazione, chiaro riferimento a Lovecraft o all'autore che ha in realtà creato il Re in Giallo. Lovecraft l'ha citato, l'ha creato qualcun altro. Di cui ci dirai chi è, perché io questa cosa allora, mi manca. Se magari non dico una cagata perché a volte mi confondo i nomi, ma dovrebbe essere Chambers. Ok, se dovesse essere non confermato, no, è tipo in sovrimpressione. Ci mettiamo censored, ci mettiamo, ok. Però, appunto, comunque di grande comunque ispirazione lovecraftiana, comunque, senso, cultura di massa è associata comunque a Lovecraft. E questo Re in Giallo agisce in maniera enigmatica, non si capisce bene da che parte stia. Lui si serve di tante cose che sicuramente sarebbero indubbiamente considerate eretiche, però il suo vero fine rimane... cosa vorrà? È un semplice
agente di distruzione che semplicemente vuole la fine di tutto, o anche lui un piano da qualche parte. E a un certo punto però ci sono delle persone che scoprono un libro appartenente al re giallo, a questo re giallo appunto. Quando queste persone aprono il libro, scoprono che l'intero contenuto delle pagine di questo libro è solo un nome. E un nome formato in realtà da tante parole, nel senso, tanti nomi. E il primo nome però contenuto nella la prima parola di questo libro, la prima pagina, è Valdo. Attenzione, siamo in Warhammer 40.000. Questa scena appunto avviene molto vicino all'attuale momento, all'attuale presente dell'ambientazione di Warhammer 40.000. E attenzione, adesso io ho citato genericamente lui di cosa si servisse, appunto di cose che potevano essere considerate erecce, eretiche, ma lui ha usato cose ampiamente legate al caos, ha usato eserciti di cloni non ben comprensibili, non ben capibili da dove siano venuti. Roba usato... che Fabius Balz sognerebbe nei suoi sogni. Sì, infatti, ha usato roba davvero strana. Si è servito anche l'esempio di uno strano Blood Angel con delle ali naturali. Non che fosse il primo, per carità, però è spuntato così. Non ce ne sono tanti, effettivamente. Ce n'è stato in particolare uno che ha causato un po' una guerra civile all'interno dei Blood Angel, il signor Archio, che no, intorno al... Sì, intorno al 999 millennio 40. Sì. No, questa non la veramente. Cioè, raccontaci questa di questo Blood Angel che ha distrutto la. No, su. Termino solo la cosa di Valdo. Ah. Niente, che semplicemente lui usa tutto questo. Un perché? E ovviamente è un dubbio. Ovviamente un dubbio perché ovviamente delle persone hanno scoperto tale nome, ma lui quindi adesso da che parte sta? E quello chiaramente è il grande dubbio. Ha preso coscienza, è stato interrotto, è stato... In assenza dell'imperatore ha sviluppato delle proprie idee, o è uno di quei personaggi che in realtà, proprio come l'imperatore effettivamente, vuole sfruttare il caos, vuole usare strumenti considerati magari ufficialmente proibiti in realtà per un fine più grande. E a questo punto io apro ad un'altra teoria che mi sta venendo in mente in questo momento, che vorrei scoprire: e se l'ultimo ordine dell'imperatore Avaldo fosse stato quello di portare avanti la sua idea iniziale? È possibile. Cioè che se si è diventato e se avesse fatto dei patti anche Avaldo con il caos, con l'idea di tradirli come l'ha tradito l'imperatore? 10.000 anni sono comunque lunghi, quindi chissà cosa è successo. A tutti gli effetti è una questione che è riemersa molto recentemente, quindi l'autore che ha scritto questa rivelazione ha ampiamente detto di voler esplorare ulteriormente. Anche perché siamo a 2 su 3 come editoriale, esatto. Abbiamo quindi ancora un altro libro che può decisamente arrivare a... Decisamente. E comunque in conclusione di questa nostra cavalcata negli oscuri segreti dell'Imperium, e se adesso vedrete i vostri personaggi preferiti sotto un'altra luce, sappiate che è colpa nostra, effettivamente. Esatto, ci spiace. Possiamo concludere con di fatto la bellezza del lavoro di Warhammer 40.000 e anche il fatto che non c'è mai una chiara demarcazione tra la luce e le tenebre. Assolutamente. Ma che quello che è stato il paladino più importante dell'umanità, l'immortale imperatore del genere umano, nasconde e nascondeva, e probabilmente nasconderà, tutta una serie di piccoli segretucci, anche segretucci che stanno filtrando lentamente, che potrebbero destabilizzare il mondo. Chiudo con l'ultima provocazione a Nicolas, ringraziandolo per la sua presenza in questa nostra chiacchierata. Se tutto quello che l'imperatore aveva progettato si fosse verificato, come avrebbe reagito l'Imperium all'arrivo dei tiranidi? Considerato il fatto che gli Space Marine, a parte appunto pochi, sarebbero estinti, e l'umanità sarebbe stata molto diversa. Diciamo che forse ci saremmo trovati in un universo molto simile a Starship Troopers, probabilmente.
con un esercito chiaramente non esageratamente potenziato, perché sì, magari qualche potenziamento poteva comunque essere investato, ma chiaramente non a livello Space Marine. E all'arrivo dei tiranidi ci sarebbe stata una situazione chiaramente molto diversa. E chiaramente anche lì sarebbe da poi da capire quando, come sarebbero arrivati. Perché certo che sarebbero arrivati, anche senza quello penso anch'io, perché loro sono arrivati magari prima, perché hanno ricevuto un stimolo, hanno ricevuto un faro che li ha che per un attimo ha brillato enormemente e quindi ha subito attirato la loro attenzione. Ma comunque non è che la nostra galassia fosse priva di stimoli, priva di cose che li avrebbero attirati. Quindi sarebbe comunque stata una galassia forse ancora più in difficoltà. E noi probabilmente saremmo stati mangiati e l'universo di Warhammer 40.000 sarebbe stato molto più oscuro. Esatto. Grazie molto più in silenzio. Ah, sicuramente sì. Avremmo chiesto aiuto ai Necron, sicuramente. Comunque, grazie mille Nicolas per averci dato le sue informazioni, per avermi permesso di abbeverarmi alla sua fonte. Oggi mi hai rivelato qualcosa che io non avevo. È sempre un piacere poter aggiungere qualcosa di nuovo alla conoscenza di un altro mista. Ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi e spero che questi momenti di background insieme possano proseguire anche su altri temi. Certo. Si parlava stamattina di Necron, ma non vi anticipiamo nulla, raccontiamo anche perché i Necron sono anche 40-30.000. Grazie a Nicolas, grazie per la sua pazienza, per la sua disponibilità, per avermi sopportato fino a questo momento e vi darò appuntamento alla prossima puntata di Storie dal Vecchio Mondo. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima puntata. Quindi in realtà sappiamo che la scuola... Buonasera! No! Ma no! Ci stendeva da tantissimo tempo. Ma tu sei un easter egg in questo... Ma state filmando? Stiamo filmando! Sì. Dopo due minuti che allora chiudiamo, volevo dire una cosa... Volevo soltanto disturbarti. No, assolutamente! Ci abbracciamo fra poco. Svolto su Molek. Cosa c'era nascosto e sepolto su Molek? Perché Molek di fatto nasconde un portale. Stiamo registrando. Ma non ti vedo. Se vuoi parlare di Warhammer 40.000 dell'imperatore, volentieri.